potrò mai perdonarmelo. Ah, sei tu, Jackie, hai saputo? Cosa? Mio marito è morto! Sì, ho saputo. Tra l'altro era anche mio fratello. Come hai potuto soffocarlo al di sotto di un paracadute? Jackie, sai bene quanto tenevo tuo fratello. Ma se l'ho soffocato, l'ho fatto solo per un valido motivo. Dici sul serio? Ma sì! Beh, se hai delle buone ragioni, non mi sembra il caso di interferire nel vostro rapporto. A Ciao, presto. Jackie. Di liberarmi prima possibile. Ho pensato che avresti avuto bisogno di un supporto morale. Proprio così, mia cara. Mi sento distrutta. Posso capirti. No, non puoi capirmi. Ma sì che posso. No, Anneluce, non puoi capirmi. Ma cosa dici? Non capisco. Hai visto? Va bene, brutta. Allora prova a spiegarmi la tua sofferenza. Anneluce, io devo assolutamente trovare qualcuno con cui tradire Julius prima che resusciti. Ma cosa dici? Come può risuscitare? Tuo marito è morto. Hai visto? Sono appena risuscitato. Ma dico, ma accetti, ma com'è possibile? Lei era morto. Ero, hai detto bene, ero morto, ma adesso sono risuscitato. Ma come ha fatto? Sono o non sono un medico, Analuce? Ho lavorato per anni in rianimazione, ne saprò qualcosa. Beh, Brut, non sei contenta? Julius, abbracciami. Ma cosa fai? Chi è? Dove sei? Ah, che bella doccia. Giardiniere Manolo, cosa ci fai qui? Tu hai la peste! Dovresti essere al lazzaretto a morire! Sciò! Sciò, pestifero! Non preoccuparti, amore! Manolo è portatore sano, non è vero, Manolo? Quindi lui è portatore sano di peste nera e noi lo teniamo ancora qui a casa! Alonso, in fin dei conti lui è sempre il nostro buon giardiniere Manolo. Non vorrei licenziarlo per questo stupido motivo. Ma è contagioso, è pestifero, è pestilente. E comincia già ad emanare fetore. Alonso, Manolo è il nostro giardiniere. Questo odore fa parte del suo lavoro. E comunque, se proprio non lo tolleri, ecco qua. E se anche voi avete giardinieri puzzolenti che vagano per casa, non esitate ad acquistare Feto Risolver, l'unico deodorante ad azione botanica. E adesso, figlio mio, possiamo tornare ai nostri doveri pornografici. Ti amo, mamma. Oh. Chi è? Dove sei? Sono qui, Brut. Ma che ti succede, gattina mia? Oh, Julius, scusa, ma l'emozione di rivederti era così grande che ho sbagliato persona. Ma lasciati abbracciare, così bello gattito le mie braccia. Ma adesso vammi a preparare una bella tazza di orzo caldo. Sono appena risuscitato, diamine. Hai ragione, vado subito, Julius. E tu, Analuce, che ci fai ancora qui? Lasciaci soli, vattine! Va bene. Orzo, voglio il mio orzo. Ecco, amore, ecco il tuo orzo caldo. Ma questo non è un orzo caldo. Questo è un pollastro e per di più crudo! Julius, io non so come dirtelo. Io ho perso la vista!